Ciao a tutti, oggi abbiamo ricevuto un pacco tanto atteso, direttamente dalla Kamchatka. Apriamolo. Dentro vediamo bottiglie di ghiaccio e il granchio della Kamchatka. Nella sua forma originale, che è molto difficile da trovare, pesa quasi 4 kg. Vediamolo. Quando è piegato non è così grande, ma se distendiamo le sue zampe si vede subito che è un mostro che è stato trovato sul fondo dell'oceano. Ci sono molti tipi di granchi, ma hanno poco di commestibile. In questo c'è molta polpa. Pertanto è considerato il più costoso del mondo. Il nostro granchio è costato 220 dollari. È già cotto. Dobbiamo solo estrarre la polpa. Strappiamo il guscio. Togliamo le branchie. E iniziamo a svitare le gambe. Lo facciamo con attenzione perché hanno spine piuttosto affilate. Estraiamo i restanti pezzi di carne dal guscio. Rimane questa montagna di arti. Bisogna rompere le articolazioni. Si deve fare così con ogni zampa. Ora prendiamo una falange. La tagliamo per il lungo con le forbici e tiriamo fuori un vero bastone di granchio. Mettiamo la polpa in una ciotola. 20 minuti dopo abbiamo estratto tutta la carne del granchio. Ora ci sono 220 dollari in questa ciotola. Questo granchio si può già mangiare. Sa di aragosta, solo due volte più saporito. La carne è più succosa. Ora prepariamo tre piatti completamente diversi col granchio. Cominciamo con il granchio Benedict. I pezzi di granchio ridotti in fibre li mettiamo in una ciotola. Prendiamo erba cipollina, la tagliamo in cerchi e la aggiungiamo al granchio. Poi grattugiamo un po' di scorza di limone. Tagliamo il limone a metà e spremiamo un po' di succo. Olio d'oliva e peperoncino. Un po' di sale. Agitiamo. Il ripieno è pronto. Mettiamo una casseruola con acqua sul fornello. Saliamo l'acqua. Versiamo due cucchiai di aceto. Rompiamo un uovo in una tazza. Quando l'acqua bolle, frustiamo rapidamente per ottenere un vortice. Bisogna versare l'uovo nel centro del vortice. Cuociamo per 20 secondi. Tiriamo fuori con la spumarola e lo stendiamo su un tovagliolo di carta. Di queste uova in camicia ne abbiamo bisogno di due. Ora facciamo la salsa scozzese. Per fare questo, togliamo l'albume dalle uova. Ci serve solo il tuorlo, o meglio, 4 tuorli. Li mettiamo in un bagno di vapore e mescoliamo rapidamente. Dopo 15 secondi, togliamo dal fuoco. Versiamo un po' di aceto e di olio a filo sottile sottile e mescoliamo. Gradualmente la massa si addensa. Resta da salare e versare in una ciotolina. Mettiamo una padella sul fornello e scaldiamo due metà panini su entrambi i lati, fino a quando non sono croccanti. Spostiamo i panini su un piatto. Sopra di loro stendiamo la carne di granchio con il condimento e spalmiamo. Poi le uova in camicia. Versiamo sopra la salsa scozzese. L'ultima cosa è cospargere tutto con un po' di paprika. Il granchio benedetto è pronto. Tagliamo l'uovo. Il tuorlo si scioglie perfettamente. Proviamo.
e delizioso. Panino croccante, tuorlo liquido, salsa scozzese e granchio. Una vera colazione reale. La prossima ricetta è Tom Yam al cranchio. Abbiamo bisogno di granchio, capesante e gamberetti. Latte di cocco, brodo di pesce in granuli, salsa di pesce, salsa di ostriche e pomodorini. Apriamo il brodo. Versiamo i granuli nella padella. Versiamo 2 litri di acqua bollente. Mescoliamo in modo che i granuli si dissolvano. Viene un ricco brodo di pesce. Accendiamo il fornello. Portiamo il brodo all'ebollizione. Apriamo il latte di cocco. Anche se sembra più una crema. Mettiamola in padella. Mescoliamo. La zuppa è diventata bianca. Aggiungiamo la salsa di pesce. Un cucchiaio di salsa di ostriche. E soprattutto, la crema Tom Yam. Contiene tutte le spezie thailandesi. Aggiungiamo un paio di cucchiaini alla zuppa. Mescoliamo. E rimangono solo i frutti di mare. Capesante. Gamberi puliti e il granchio della Kamchatka. Tagliamo i pomodorini a metà e li mettiamo nella zuppa. Mescoliamo l'ultima volta e il granchio Tom Yam è pronto. Con un mestolo riempiamo il piatto. Tritiamo finemente un po' di erbette e aggiungiamo. Ora proviamo. È una delle zuppe più ricche che abbia mai mangiato. Una zuppa piccante così potente, con un sacco di frutti di mare. Per il terzo piatto, prendiamo le falangi di granchio intere. Tagliamole a pezzi, che saranno facili da mangiare. Li mettiamo in un piatto. Aggiungiamo un paio di cucchiai di farina. Copriamo con un piatto e scuotiamo bene. Apriamo e tutti i pezzi sono uniformemente ricoperti di farina. Scaldiamo una padella. Versiamo abbondante olio. E mettiamo i pezzi a friggere. Friggiamo entrambi i lati per formare una crosta croccante. Rimuoviamo la padella dal fornello e versiamo i pezzi in una ciotola profonda. Apriamo la salsa di ostriche. La versiamo sopra. Copriamo con un piatto e scuotiamo di nuovo. Pronto! Puoi versare i pezzi di granchio su un piatto. È un super granchio agrodolce. Possiamo cospargerlo con erba cipollina. E ora è proprio pronto. Proviamo. Questo è uno spuntino molto esclusivo, si sente subito dal sapore. All'interno il granchio è succoso, fuori la crosta e su di essa un sottile strato di glassa di ostriche. In generale il granchio mi è piaciuto. Di tutti gli invertebrati che ho provato, aragoste, gamberetti o gamberi, il granchio della Kamchatka è il più delizioso, ma anche molto costoso. E se volete che prepari un altro abitante dell'oceano, allora metti mi piace. E una volta arrivati a 300.000, lo faremo. E se arriviamo a 500.000 prepariamo un abitante dell'oceano gigante. Tutto è nelle vostre mani. Scrivi nei commenti cosa pensate che abbia in mente di cucinare, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici. Ciao a tutti!